Il mio nome è Warren R. Smith. Ho 66 anni e di recente sono andato in pensione. Helen e io siamo sposati da 42 anni. Mi raccomando, non bighellonare. Mi capita sempre più spesso di farmi questa domanda. Chi è questa vecchia che vive in casa mia? Ma poi c'è Ginny, la nostra unica figlia. Di recente si è fidanzata. Secondo me avrebbe potuto trovarsene uno parecchio meglio. Non è una fregatura, veramente. C'è chi pensa che sia tutta una fregatura, ma non è vero. I parenti storcevano il naso perché l'ho allattato fino all'età di quasi 5 anni, ma io dico, date un po' un'occhiata al risultato. Anche mio padre ti stimava poco all'inizio. Già. Ginny, sono in viaggio, ti vengo a trovare. Quando? Adesso? Non dirmi che non hai bisogno di una mano in più con i preparativi del matrimonio. La vita è breve e io non mi posso permettere di perdere neanche un minuto di più. Warren. Spero di non disturbare. In quanto padre dello sposo, vorrei dare il benvenuto al nostro ospite. Non potremmo mangiare un po' in pace? Volevo solo far notare che siamo tutti qui riuniti come una famiglia per la prima volta. Io so quello che voglio e ora so quello che devo fare. Che c'è? Tu stai facendo un grosso sbaglio. Ma li hai guardati bene quelli? Tutto a un tratto ti interessi a quello che faccio io? Lo so, siamo tutti poca cosa di fronte all'universo e suppongo che il massimo che uno possa sperare è di fare qualche volta la differenza. Ma io quando mai ho fatto la differenza? Warren, che succede? Sei caduto? No, sto bene. Lo trovo un po' strano che tu stia così proprio oggi. Mi restano solo queste pillole per la menopausa. Sono scadute, ma vedrai che ti sbloccheranno. Il signor Schmidt si siederà lì davanti, d'accordo? Signor Schmidt.